sdraiate in Suttatalasana, che è la posizione della montagna sdraiati. Ecco, tutto il corpo è a terra, i piedi sono uniti, se faccio vedere magari ci vedo che stai facendo. Piega un attimo il ginocchio. Allora, dovete allungare dall'inguine all'alluce l'interno della gamba, sia il destro che il sinistro, per cui tutto l'interno della gamba deve essere forte, attivo, i piedi uniti, gli alluci uniti, e il quinto dito del piede viene verso di voi. Questo è Suttatalasana, che vuol dire la posizione della montagna sdraiati, le braccia allungate lungo i fianchi e la testa, in linea con la colonna vertebrale, allungata indietro. Toglietevi qualsiasi supporto indietro che vi dia fastidio nella posizione, i piedi uniti. Vi faccio vedere la posizione da davanti, così avete le due prospettive. State bene all'interno delle cosce, con il quinto dito del piede verso di voi. Ora, Sutta Urvastasana, inspirare, allungare le braccia indietro, fino a portare le braccia a terra con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. E allungate anche le braccia indietro, per cui appoggiate le spalle, le braccia. Se eventualmente non toccassero le braccia a terra, usate il bolster o delle coperte, in modo che le braccia vadano a toccare a terra. Lo vedete, no? Anche se nell'angolo. Perché le braccia non devono essere una a terra, l'altro giù, tutte e due su, non devono essere sospese, devono avere un appoggio. Se non è il pavimento, è la coperta che avete impiegato o il bolster. E continuate in questa azione di Suttatalasana, di montagna sdraiati, di allungare sempre in avanti i piedi. Ovviamente non è come già detto precedentemente nelle altre lezioni, per chi già pratica se lo dovrebbe ricordare, però magari non è ancora abbastanza concentrato, tutto il piede, i piedi si allungano avanti, le mani dall'altra parte, come fossero due tensori che tirano verso l'esterno, i lati della stanza, le braccia, le gambe, ma danno una lunghezza anche della colonna vertebrale. E lasciate che lentamente la colonna vertebrale si ristenda, no? È passiva in questa azione qua, perché sono le mani, le braccia, i piedi, le gambe che agiscono. E espirando riportate le braccia in avanti. Bene. Adesso prendete un mattone. Facciamo la stessa cosa. Il mattone a tre posizioni, questa è la posizione numero uno. Questa è la posizione numero due, quella che useremo noi. Poi c'è piatta. Per chi magari ha tensione alla schiena, che non è molto flessibile il bacino, lo mette piatto, va bene lo stesso. Lo posizioneremo dove? Sotto l'osso sacro. Per cui vi sdraiate. Posizione supina, faccio vedere un attimo su Eva, piegate le ginocchia e sollevate il bacino, posizionate il mattone sotto l'osso sacro, siccome il mattone è più lungo dell'osso sacro, la parte più sporgente è verso i piedi, non verso la schiena, assolutamente non sotto le lombari, sotto l'osso sacro. Adesso appoggiate un piede alla volta e allungate le gambe in avanti come avete fatto prima, piedi uniti e alluci uniti, le braccia lungo i fianchi e sempre su Suttatalasana, ma con un supporto sotto l'articolazione sacroiliaca. È una specie di piccolo Setubandha Sarvangasa, se vogliamo. Perché questo, stiamo facendo questo? Per dare libertà all'articolazione sacroiliaca, gli diamo un po' di mobilità per preparare le posizioni. Oggi facciamo tante cose, che posizioni, sottoposizioni, che preparano 3-4 posizioni fondamentali che faremo. Adesso allungate le braccia indietro di Sutta Urvastasana e mentre allungate le braccia indietro non perdete l'azione dei piedi, delle gambe, respirate normalmente dal naso. Accettate questo supporto al sacro, perché non dovete essere avversi a questo aiuto, perché è un aiuto. Se ci sono delle resistenze interne, mentali a questo supporto, abbassatelo. Però se riuscite a resistere è meglio, piano piano il sacro si distende, tutti i muscoli interni delle anche, delle glutei, per cui del bacino, si rilassano e la schiena ne trae benefici. E espirate, ritornate in avanti, piegate le ginocchia, sollevate il bacino e togliete il mattone. Bene, adesso Dvipada Pavanamuttasana, piegate le ginocchia e portate le ginocchia separate ma i piedi uniti di Dvipada Pavanamuttasana.
mettete le mani sotto le ginocchia all'altezza della tibia e premete la tibia verso il femore e il femore verso i lati dell'addome, i piedi uniti e le ginocchia separate. Sentite, in questa posizione qua dovete lasciare scendere lentamente, respiro dopo respiro, tutto l'addome verso le lombari, verso la schiena, le scapole a terra, no? L'ideale sarebbe che qualcuno premesse qua, però non possiamo, è un'attività, ne ho visto altre volte lezioni anche in coppia, però lavoriamo individualmente oggi, ma basta già quello. All'inizio magari ci sarà un po' di resistenza, avete tendenza magari ad avere la lordosi lombare, che è fisiologica, normale, che non lascia andare molto la sua tensione regolare. Allora, piano piano, con il respiro, ogni volta che espirate, fate come aderire la pancia, l'addome verso la schiena. E sentite se c'è una parte che è più sollevata dell'altra. Per cui magari siete appoggiati tutti a sinistra, tutti a destra. Provate a portare il peso un po' a destra, se per esempio la parte destra è più alta, o viceversa, e sentite cosa succede. Perché uno dice, ma io sono appoggiato a terra, tutti e due i lati della schiena sono a terra. Non è così, Purtroppo non è così, sarebbe troppo facile. Immaginatevi, in mezzo c'è la colonna vertebrale, poi ci sono le vertebre, e da lì le costole, e tutto il contenitore che contiene gli organi. All'esterno ci sono l'involucro che continua, no? La malia cosa, come dicono lo yoga, l'involucro che sono i tessuti collettivi, i muscoli, la pelle, che devono piano piano rilassarsi. Quelli sono attivi, siete in piedi, se eravate in piedi siete a luna, per cui siamo ben attivi. Allora dobbiamo rilassarli. Bene, appoggiate a terra i piedi, ruotate sul fianco destro, e adesso facciamo l'invocazione a Patanjali. Con questa piccola preparazione provate oggi a usare una coperta in meno. Se ne usate due, ne usate una. Se ne usate una, la togliete. Vi sedete sul bordo della coperta, allungate le gambe di Dandasana, come facciamo per consuetudine in posizione del bastone. Vi ricordo, allungate dagli inguini agli alluci, dal quinto dito del piede a voi. Appoggiate i talloni e spingete i talloni, fate scendere dietro le cosce, dalle ginocchia, e divaricate un pochettino le gambe. Mantenete gli appoggi sul polpastrelli, la schiena estesa, e mettete la mano all'interno della coscia destra, dove c'è il ginocchio, piegate il ginocchio e portate il piede sotto la coscia sinistra. Con la stessa procedura andiamo sull'altro lato. Dicevo, se avete due coperte avete solo una, se avete una togliete oggi. Mettete le mani sui polpastrelli, sollevate il torace, sollevando l'osso pubico, ombelico, verso lo sterno, allargate le clavicole, fate scendere il bordo superiore delle scapole indietro, la punta delle scapole al pavimento, rilassate gli inguini frontali, guardate in avanti all'altezza dei vostri occhi, allargate le braccia, ruotate dalle ascelle le braccia interne verso l'esterno, inspirate, allungate le braccia di Urvastasana, tirate sulle cinque dita delle mani, unite le mani di Urva, Namaskarasana, in Svastikasana, e poi venite giù portando la base del pollice alla base dello sterno. Chiudere gli occhi, tre respiri profondi, tre respiri seguire, tre respiri istintivi naturali, prima della vibrazione dei tre Om e dell'invocazione a Patanjali. Padena vacham malam sai.
braccia vai via te la. Io pacaro tam ravaramuninam patanjalin ranjali anatosmi abatu pushakaram shankashakra zidarinam sarastra sirasam shvetam la testa verso le mani giunte. Riposizionare il dorso delle mani sopra le ginocchia, inspirare e sollevare la testa. Bene, iniziamo la pratica continuando a rimanere a terra. Facciamo una serie di asana a terra che ci preparano per quelle posizioni in piedi che abbiamo, vedremo dopo. Le faremo in sequenza, in più serie, per proprio permettere l'allungamento, il rinforzo della schiena. Allora, la prima posizione è Urdhva Prasarita Pottanasana 3, che è l'allungamento a 90 gradi delle gambe, la posizione addominale. Faccio vedere in sequenza prima le tre posizioni, poi vediamo i dettagli e le pratichiamo assieme. Allora, tenete le portate le mani, il tappetino, una cintura che ci serve per la posizione dopo, ed eventualmente chi prima, allungando le braccia indietro a terra, non toccava, mette poi il coperto, il bolster, dietro per le braccia, appunto. Allora, la prima posizione è Urdhva Prasarita 3, vi sdraiate in posizione supina, da Suttanasana, inspirare, allungare le braccia indietro, poi piegate le ginocchia e sollevate i piedi e le ginocchia unite, estendete i talloni, fate scendere l'addome a terra, inspirate e dai piedi, espirando, tirate i piedi in su e estirate le gambe di 90 gradi. Anche qua, come in Suttanasana, tutto l'interno delle cosce che si allunga verso l'interno dei piedi e degli alluci e il quinto dito verso di voi. Le ginocchia estesissime, non devono essere piegate, le gambe a 90 gradi, respirate poco in questa posizione qua, vuol dire non dovete trattenere il fiato, ma non respirate profondamente. Fate un'inspirazione corta e un'espirazione un po' più lunga. Fate scendere tutta la schiena a terra, dal coccige alla testa, e estirate le braccia e le gambe. Questa sarà la prima posizione. La vediamo subito assieme. Per cui accomodatevi sul tappetino in Suttanasana. Per cui, prima azione, inspirare e allungare le braccia indietro. E qua attivate le braccia e non dovete più lasciarle rilassarsi ma allungarle fin quando la posizione non è terminata. Adesso piegate le ginocchia, mantenete i piedi uniti, le ginocchia unite, sollevate i piedi, le ginocchia e rimanete un attimo in questa posizione qua. Osservate se le vostre mani e le vostre braccia sono attive, stirate le dita dei piedi, sollevate i talloni in avanti, espirate e portate in su dai piedi le gambe, sono i piedi che tirano sulle gambe. Stirate bene le gambe, il dietro delle ginocchia attive, il sacro giù, l'osso pubblico viene verso di voi, verso la testa, e lasciate che respiro con respiro le lombari rimangano bene a terra. Espirate un po' più profondamente, ma un po', ma non tanto, e inspirate un po' di meno. Mantenete le braccia attive, inspirate ed espirate ancora un po'. Queste posizioni vi rinforzano la schiena e l'addome, ovviamente. Espirando piegate le ginocchia, portate i piedi a terra, pausa e portate le braccia in avanti. Se qualcuno non riuscisse a tenere le braccia a terra, mi devo prima mettere un supporto sotto. Se qualcuno non riesce a tenere proprio le gambe dritte, si mette contro il muro, no? Per cui la posizione diventa questa. Si vede là? Non si vede. Non si vede là? Allora si mette contro il muro, per cui in questa posizione qua, scusate un attimo. Questo dico magari per le persone anziane che non hanno mai fatto questa posizione qua. L'importante è che le gambe siano dritte, anche in questa posizione, e che il dietro delle cosce vada contro la parete, le ginocchia non piegate. Adesso facciamo Suttapadangustasana 1, per cui prendete la cintura, come dicevo prima,
fate un asolan, quindi anche tu lo facciamo anche più assieme, lo risdraiate in subtatanasana, per quella prima posizione che abbiamo visto oggi, anche prima dell'invocazione, piegate il ginocchio della gamba destra, mettete la cintura all'inizio, alla fine del tallone, all'inizio del metatarsi, e allungate, continuate l'azione della gamba sinistra, per cui appoggiate il tallone sinistro a terra, spingete il tallone a terra, fate scendere dietro il ginocchio sinistro, e da lì dall'alluce allungate l'alluce sinistra in avanti, dal quinto dito del piede sinistro verso il fianco. Inspirate, e espirate, allungate la gamba destra di 90 gradi, per cui anche qua il tallo interno del piede viene su, il dietro ginocchio destro è teso, giù la schiena dal lato di destra, e mantenete la scapola a terra, tirate vigorosamente verso di voi il piede, come per portare il tallone dentro la sede della, dentro la sede del fianco, nell'acetabolo, fino alla testa del femore. Mantenete la posizione respirando regolarmente, per cui fate scendere bene il dietro il ginocchio della gamba, qua, spingete il tallone sinistro giù e estirate bene il ginocchio della gamba destra, pausa, espirando piegate il ginocchio, ovviamente abbiamo due gambe, per cui Supta Parangustasana 1 o frontale a sinistra. Facciamo sempre le due proiezioni, così potete rendervi conto bene. Magari prima osservate un attimo la posizione, anche se è banale, però non date niente per scontato, perché non c'è niente di scontato. Allungate bene l'inguine frontale della coscia destra verso il tallone e l'alluce destro. Dal tallone spingete il tallone a terra e fate scendere dietro il ginocchio della gamba destra. Mettete la cintura alla parte anteriore del tallone sinistro e da lì allungate la gamba sinistra verso l'alto di 90 gradi. 90 gradi, per cui è un angolo retto, no? Fra la coscia e l'addome. Bene, proprio lì, fra la coscia e l'addome, fate scendere l'addome verso la schiena, nella zona destra. Fatelo scendere. Più scende, più aderisce il dietro della coscia sinistra, più scende il dietro della coscia, dell'addome di destra, la gamba ben stirata, la schiena si distende, si allunga e si rinforza. Continuo a allungare qua. Bene, espirate, piegate il ginocchio della gamba sinistra, ora rifacciamo Urva Presa Retta Padottanasana 3. E vedete che già adesso qualcosa sta cambiando, per cui piedi uniti e noci uniti, inspirare, allungare le braccia dietro fino a portarle a terra. Potete in questa posizione qua o tenere le braccia allungate dietro la testa, appoggiatela bene, oppure agganciate i pollici e tirate col pollice destro o il pollice sinistro, poi cambieremo tanto. Scegliete voi, io vi lascio libero arbitrio. Piegate il ginocchio della gamba, delle gambe, al di là della presa che avete messo dietro nelle mani, sollevate le ginocchia e i piedi, inspirate, lasciate scendere bene la schiena, espirate, allungate in su, in espirazione. Ricordatevi, inspirazioni corte, stirate bene le braccia, fate scendere, aderire bene tutta la schiena a terra, dal sacro fino alla testa. Anche le dorsali, non chiudetele, apritele, stiratele, aprite bene le ascelle, siete in suttorvastasana. Tenete bene gli addominali attivi, gli addominali profondi, stirate bene le ginocchia e espirando piegate le ginocchia, poggiate i piedi a terra, riportate le braccia avanti, cambio. Ora riprendiamo la cintura, facciamo Eka, che vuol dire Eka Pada Parsarita Padottanasana 3, è una posizione laterale, è una variante, faccio vedere prima la posizione, per cui vi prendete la posizione supina di Suttatadasana, adesso non vi dico più le solite cose, per cui piegate il ginocchio della gamba destra e mettete, come avete fatto prima, la cintura al tallone interno del piede destro e allungate la gamba destra verso l'alto, ma la prendete con la mano sinistra. Allargate il braccio destro verso destra e deve essere in linea con la spalla, il gomito interno e il palmo della mano destra rivolto verso l'alto. Adesso, tirando la cintura verso di voi, per cui tirate il tallone verso di voi, ruotate su tutto il fianco della coscia sinistra, dovete proprio andare sul lato della coscia sinistra, fino a portare il piede di destra verso sinistra e ruotate la testa verso destra. Tenete le gambe tese, forti, appoggiatevi sul tensore della fascia, sul fianco della coscia sinistra in posizione.
Quattro più ancora. Dovete immaginarvi di essere in piedi, no? Non siamo in piedi, siamo sdraiati, siete sul fianco della coscia sinistra, la luce sinistra allungato, e tirate verso di voi il tallone del piede destro, mentre lo volete allungare verso sinistra. Tutta la spalla sinistra a terra, la testa ruotate verso sinistra. Espirate ed inspirate ancora una volta in postura, e inspirando venite su. Anche questo è bilaterale, sull'altro lato. Consiglio di tenere la cintura molto corta, il braccio non si deve piegare, deve essere dritto. Via, sull'altro lato. Facciamo vedere anche qua la proiezione in due lati, sia frontali che laterali, per cui siamo sempre in Supta Balasana. Piegate il ginocchio della gamba sinistra, mettete la cintura al tallone del piede sinistro e allungate la gamba di sinistra, ma agganciatela con la mano destra. Allargate il braccio di sinistra verso sinistra, il palmo della mano rivolto verso l'alto, inspirare, espirare, ruotare sul fianco della coscia destra, andare verso destra e tirare la cintura, per cui tirate il piede e ruotate la testa verso sinistra. Mantenete i piedi e le gambe attive, attivissime, respirate. Prendi il piede. Più la corda è corta, più facile. Stirate bene, concentratevi anche sulla gamba sotto, allungate tutto l'interno della coscia di destra in questo caso, anche l'alluce, non siete più. Immaginatevi, ripeto, di essere in piedi, eh? Inspirate ed espirate. È un bel momento torsivo di allungamento della colonna vertebrale, per cui qua si possono anche creare dei sblocchi vertebrali, eh? Inspirando venite su. Pausa. Mi dimentico sempre delle signore mestruazioni. Questa, diciamo che sarebbe meglio non fare anche alle mestruazioni, perché è una torsione abbastanza invasiva, no? Per cui rimanete nelle posizioni Sutta Panagusala della frontale e Urva Prasarita, come ho visto adesso, anche quello non andrebbe fatto. Potete fare solo Sutta Panagusala della frontale e poi le vite laterali. Urva Prasarita 3, via di nuovo, sono anche le coperte. Via. Inspirare, allungare le braccia indietro, Sutta Urvastasana, piegate le ginocchia, sollevate i piedi e le ginocchia stesse, estendete i talloni, espirare, gambe a 90 gradi. Stirate bene le ginocchia, adesso sentite, dopo questi tre passaggi intermedi, com'è questo terzo Urva Prasarita. Personalmente questo, quando faccio questa sequenza, la seconda già, ma la terza volta, la schiena è cambiata del 50% della sua qualità, dando una percentuale, perché mi sembra un po' banale, però è un modo per capirci, no? Stirate bene le gambe, mantenetele a 90 gradi, non dovete andare a 95, cioè non dovete, cercate di stare a 90 gradi, a piombo poco. Espirate, 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 svuotate bene l'aria, inspirate poco, bene, piegate le ginocchia e portate le braccia avanti. Bene, rifate ancora una volta la Sutta Panagusana frontale. Per le signore che hanno sono in prima illustrazione possono rifare ovviamente Sutta Panagusana frontale, però visto che l'abbiamo già fatto una volta, potete fare anche in alternativa a quello che abbiamo visto prima, Sutta Panagusana 3 o laterale, per cui allungate la gamba destra verso l'alto, allargate il braccio e andate lateralmente. Quando si va lateralmente, ricordatevi di mantenere il fianco opposto a terra. Tirate bene le gambe, spingete dietro il tallone sinistro, fate scendere dietro il ginocchio sinistro a terra, giù la scapola di sinistra, per cui tirate verso di voi, tanto non si rompe niente. Tira giù, vedi quanto scende. Dovete sentire che state spingendo, stira il ginocchio, il tallone in giù, e la luce sale. Bene, cambio sull'altro lato. Subito su Tadasana, allungate il piede, l'interno della coscia destra. Se volete poi in futuro lavorare in coppia, magari uno dolcemente appoggia prima del ginocchio il piede sul femore del compagno o della compagna per far scendere la coscia, lei lo sente subito la differenza. O lei o lui, stirate bene le ginocchia della gamba attiva, quella superiore, premete, tirate dentro, dovete sentire che
portando in giù il tallone con la gamba stirata, state portando giù la testa del femore. Lo sentite nel bacino, perché anche l'altra gamba aumenta subito la sua libertà. Bene, pausa. Adesso rifate ancora una volta il laterale. Per il signore, come dicevo prima, fate sutta palangustasana 2. Signore, con questa azione. E altri, per cui agganciate con la mano sinistra il piede destro, fate un asana molto stretto, il braccio non si deve piegare, è il braccio. E portate la gamba destra verso sinistra, ruotate sul lato sinistro della coscia di sinistra, braccio teso, e ruotate la testa dalla parte opposta, per cui siamo andati a, con la gamba destra verso sinistra, ruotate la testa dal lato opposto. Lasciate scendere la spalla opposta a terra, tutta la spalla deve essere giù, eh? Respirate normalmente qua dal naso, sia inspirazione che espirazione. Tira verso il piede. E inspirando venite su. Gambe tese venite su, eh? Stiamo facendo Iyengar Yoga, per cui tenete le gambe attive. Cambiate lato, per cui mettete la cintura al piede sinistro. Allungate la gamba sinistra verso l'alto di 90 gradi. Ruotate verso destra. Prendete per cui il piede con la mano opposta, ruotate verso destra e ruotate la testa verso sinistra. Stirate tutte e due le ginocchia, dovete sentire come se foste i piedi appoggiati sul piede d'appoggio, alla gamba interna d'appoggio, è attiva, eh? La gamba destra è attivissima, anche l'alluce. E tira questo verso il piede. La mano e in su, così. Inspirate, respirate profondamente, espirate, e inspirando venite su. Provate a indovinare, e rifacciamo l'ultimo, una presa 3. Ultimo, per quarto. Piegate le ginocchia. Inspirate, Suttorvastasana. Piegate le ginocchia, piedi uniti, ginocchia unite, talloni fuori, e espirare sulle gambe, gambe a 90 gradi. Adesso non avete più scuse, eh? Potete stirare completamente le gambe dopo tutti questi allungamenti. Le ginocchia devono essere completamente aperte dietro, eh? La rotola dovrebbe vederla finire, uscire fuori dal cavo popliteo, eh? Stirate le braccia bene indietro, fate scendere tutte le braccia in giù, le dorsali giù, l'addome dentro, espirate e inspirate poco. Bene, inspirate, venite su, venite giù con le gambe, poi venite su, piedi. Adesso i piedi, questi primi 30 minuti di asana a terra, che però insomma danno il loro effetto, facciamo adesso una preparazione ai Virabhadrasana, che abbiamo già questo ci ha aiutato, cominciando da Virabhadrasana 2. Useremo per oggi tutti la parete, no? Che avete voi solamente in casa, per il piede posteriore, per cui faccio vedere la posizione sia di lato, usando la piglia, noi fortunatamente abbiamo una piglia qua che ci dà l'aiuto. E la posizione frontale. Virabhadrasana 2, la posizione numero 2 del guerriero, la Virabhadra. Allora, andando a destra, mettiamo il piede sinistro alla parete, per cui appoggiate tutto il taglio esterno del piede sinistro alla parete e divaricate le gambe, una buona apertura, almeno 1,50 m. Mantenete i piedi paralleli allineati, per cui il piede alla parete è sicuramente parallelo perché la parete è dritta, per cui allineatevi sul piede esterno. Stirate le gambe, sollevate l'interno delle cosce, giù il sacro, sull'osso pubico. Qua avrete una mano che tocca la parete, normale, che è la mano sinistra, e allungate il braccio destro verso destra. Ruotate tutta la coscia e il piede destro di 90 gradi, stirate il ginocchio della gamba destra. Importante, spingete tutto il bordo esterno del piede sinistro alla parete, mentre scendete, che piegate il ginocchio della gamba destra. Ma scendete fino a portare la coscia destra parallela al pavimento, il ginocchio destro va indietro e spingete tutto l'esterno del tallone sinistro alla parete. Mantenete i due lati del busto
perpendicolari al pavimento che vengono in su e le braccia aperte. Ruotate la testa e guardate l'indice della mano destra. Il ginocchio destro va indietro, la parte anteriore coscia sinistra indietro, mantenete la spinta dell'esterno del tallone sinistro alla parete, da lì inspirando venite su. Chiudete la punta del piede destro sull'altro lato. Adesso scusate la schiena, mi giro che l'ho trovato, ma d'altronde la parete che ho è questa. Per cui appoggiate il piede sinistro, abbiamo fatto prima, adesso appoggiate il piede destro, divaricate bene le gambe, Utthitasta Padasana, una mano alla parete, una all'interno, ruoto tutta la coscia, il piede di sinistro di 90 gradi, stiro il ginocchio, siamo in Parsvastha Padasana, porto leggermente il peso verso destra, piegando il ginocchio della gamba sinistra fino a portare la coscia sinistra parallela al pavimento, per cui dovete scendere qua, in questa parte, il ginocchio viene indietro, la parte anteriore resiste e mantenete le braccia parallele al pavimento. Adesso, per non voltare troppo la schiena, bene, vedete il ginocchio va indietro e rimane sulla caviglia, scende di più, indietro, esatto, e spingete tantissimo il piede alla parete, il piede posteriore, in modo che la coscia anteriore rimanga indietro. L'osso pubico sale, ok, e va verso destra. Bene, spingete il piede e tornate su. Utthitasta Padasana, Tadasana. Lo rifacciamo ancora una volta destra-sinistra, facciamo due serie oggi. Via. Per cui vira due, io lo mostrerò in mezzo alla stanza, però sia chiaro che dovete usare la parete, giusto per avere un riferimento frontale. Stirate le braccia, ruotate, anche se la luna tocca la parete, ruotate la coscia di destra al piede destro di 90 gradi, spingete tutto il bordo esterno del piede sinistro, mantenete la coscia sinistra indietro, giù sacro sull'osso pubblico, inspirare, espirare, tira due, piegate il ginocchio della gamba, mantenete il ginocchio nella caviglia e portate il ginocchio indietro, per cui allungate dall'inguine, vedete da qua l'inguine all'interno della coscia, fino al ginocchio, e mantenete la spinta del tallone esterno. Sollevate l'interno della coscia destra, espirate ed inspirate ancora una volta in postura e inspirando venite su, direttamente sull'altro lato, giratevi. Utthitasta Padasana, adesso il piede destro alla parete, ruotate la coscia, il piede sinistro a 90 gradi, inspirare, espirare, vira due, giù la coscia di sinistra, le braccia parallele al pavimento, le mani e le braccia attive. Tirate le 5 dita delle mani verso i lati della stanza e allungate le braccia fino alle spalle. Non inclinatevi lateralmente, sentite che dai fianchi i due lati del busto salgono paralleli fra di loro, univocamente, verso le ascelle. Ruotate la testa, guardate l'indice e il terzo dito della mano sinistra. Espirate e inspirando venite su. Adesso Utthitasta Trikonasana, sempre usando la parete. Prendete un supporto, per cui mettiamo il piede sinistro alla parete, il mattone lo mettiamo dietro all'altezza del polpaccio, ruotate già, ovviamente qua non si salta, ruotate già bene tutto il piede, la coscia destra di 90 gradi, ricordatevi che la vostra rotula deve guardare il soffitto, deve essere parallela al soffitto, ok? Anche se è un po' obliquo perché è chiaramente attivo, però non deve guardare l'interno della gamba e la stanza, eh? E continuate a prendere qua dall'interno fino all'interno della gamba e l'alluce e mantenete tutta ben aperta la articolazione sacro del piede destra, spingete tutto il bordo esterno del piede sinistro alla parete, sollevare il braccio destro, allungate tutto il lato interno del torace dal fianco all'ascella senza farlo crollare, ok? Tenetelo su, allungate verso destra, ancora, 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 spingete tutto il piede alla parete, l'esterno, mettiamo la mano sul mattone, l'esterno del polpaccio sinistro e allungate il braccio sinistro verso l'alto. Le gambe allungate, stiratissime, non piegate le ginocchia. Se non avete tensione al collo, guardate il pollice della mano sinistra. Espirate e mantenete i piedi e le gambe attive, concentrandovi sul piede esterno sinistro, inspirando venite su. Dall'altro lato. Di qua li metto al centro perché non ho la parete di là, non vorrei voltare la schiena ancora una volta. Ok?
che non è bello con voi in sedia, anche se non siamo in classe, ma è come se fossimo in classe, no? Qualcuno ha commentato nei commenti che dice come sentirsi in classe, poi purtroppo non vi vedo, già puoi fare qualcosa a livello tecnologico per potervi vedere. Stirate le braccia, stirate le gambe, ruotare coscia e piede, sinistra 90 gradi, spingere tutto il bordo esterno del piede destro alla parete. Allungate le gambe, guardate che l'alluce finalmente sia allungato, la rotola sinistra sia su e guardi il soffitto. Sollevate il braccio sinistro, estendete tutto il lato interno del torace di sinistra e vi allungate, mantenendo i piedi e le gambe attive verso sinistra. Allungatevi, 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 allungatevi. Ora mettete la mano sul mattone all'esterno del polpaccio per Uttita Trikonasana. Inspirate, espirate regolarmente dal naso, non perdete l'azione delle gambe. Tira su qua. Io non potendo vedere nessuno, guardo lei. Mettete adesso, sollevate l'interno della coscia di sinistra e spostate le costole posteriori di destra in avanti, come se fosse una piccola torsione. Spingete il piede alla parete e inspirate mentre su. Uttita Sthapadasana, Tadasana. Bene, non facciamo due volte Trikonasana, visto che dobbiamo fare il Dhirabhadrasana, no? Adesso facciamo Dhirabhadrasana 1. Non usiamo la parete per adesso, ci mettiamo nel centro della stanza. In Tadasana. Ci sono varie possibilità per andare in Dhirabhadrasana, ne vediamo un paio, Dhirabhadrasana 1. Uttita Sthapadasana, portate la punta al mandorlo esterno con un mezzo Katasana, di varie cacce di gambe, Uttita Sthapadasana. Ora portate le mani sui fianchi, con le dita rivolte in avanti, all'altezza delle teste dei femori, con i gomiti indietro e i pollici che vanno a toccare proprio l'osso sacro, no? In questa posizione qua, scivolate indietro con le mani e toccatevi proprio con la punta delle dita, il pollice e il sacro, in modo che rimanga, non vada in su ma rimanga in giù. Le dita, le quattro dito che fa, dita che fasciano le anche, così avete bene in mano il bacino. Ora, chiudere il piede posteriore di 60 gradi, poi se qualcuno ha poco pratica, gira solo 30 gradi, va bene lo stesso, e ruotate il piede anteriore, il destro, di 90 gradi. Da qua premete l'alluce di destra, stirate il ginocchio della gamba destra e mandate indietro la cresta iliaca superiore di destra. Mantenete le mani col pollice sul sacro. Adesso spingete dall'interno all'esterno del tallone sinistro e da lì allungate la gamba sinistra fino al fianco sinistro e ruotate il fianco sinistro in avanti. Questa è la prima azione di Dhira 1. Mantenete questa azione qua, i piedi e le gambe attive. Dovete avere osso pubico, ombelico, centro dello sterno, punta del naso sulla stessa linea. Mantenete il peso sul piede posteriore, giù il sacro sull'osso pubico. E espirando, piegate il ginocchio della gamba anteriore, giù bene, anche se il tallone dietro si alza non ha importanza, per adesso cercate di tenerlo giù ovviamente, ma portate più giù il fianco di destra e mantenete il ginocchio dentro la caviglia, non deve andare oltre, portate il ginocchio destro indietro. Mantenete il fianco sinistro in avanti e espirate, inspirate allungando la gamba destra. Bene, sull'altro lato. Chiudere la punta del piede destro di 60 gradi, ruotate il piede sinistro di 90, aprite bene i piedi a ventaglio, portate la cresta iliaca di sinistra indietro, il fianco destro in avanti, giù sacro sull'osso pubblico, inspirate e espirando piegate il ginocchio della gamba anteriore, fino a portare la coscia parallela al pavimento, deve scendere ben giù, ma il ginocchio viene indietro, non fate andare davanti il ginocchio, indietro, della gamba anteriore, questo, viene indietro. Stirate, respirate ancora una volta, inspirate, allungate la gamba sinistra, Uttita Sthapadasana, Tadasana. Bene, adesso mettiamo anche le braccia. Tadasana, Uttita Sthapadasana, rimaniamo in Uttita Sthapadasana per Vimanasana, che è proprio la vera asana, tutto quella prima, mantenete però le braccia aperte, chiudere il piede sinistro di 60 gradi, aprire il piede destro di 90 gradi, adesso vi trovate con la rotazione del bacino, tutto l'addome, il busto, le spalle parallele al muro di fronte a voi, le braccia parallele al pavimento. Stirate le gambe, ruotate il fianco sinistro avanti, la cresta iliaca di destra frontale in su, indietro, e ora inspirando allungate le braccia di Urbastasana. Stirate bene le braccia di Urbastasana e espirando piegate il ginocchio della gamba destra,
giù la coscia destra, giù la coscia destra, sulle braccia, giù la coscia destra, sulle braccia. E inspirate, allungate la gamba destra, abbassate le braccia parallele al pavimento, Vimanasana, e espirate, ruotare tutto il piede, la coscia destra di 90 gradi, espirate, Tadasana. Bene, sull'altro lato, tiro Vajrasana 1 a sinistra, Uttanasana Padasana, Tadasana, Vimanasana, chiude la punta del piede destro di 60 gradi, primo il piede sinistro di 90, braccia parallele al pavimento, ruotate bene il fianco destro in avanti, Urvastasana, espirare, Virabhadrasana 1, piegate il ginocchio della gamba anteriore fino a portare la coscia sinistra parallela al pavimento, i ginocchi indietro e le braccia ben distese. Così, scende un po' di più, ginocchio in dentro, stira il ginocchio qua, espirate e inspirando venite su, Uttanasana Padasana, Tadasana. Bene, vediamo l'ultimo Virabhadrasana 1, perché lo facciamo ben tre volte oggi, partendo direttamente con le braccia di Urvastasana. Tadasana, piedi uniti, alluci uniti, inspirare, portare la punta verso lo sterno, con un mezzo Uttanasana, Uttanasana Padasana. Urvastasana, le braccia distese, dritte, ben estese dietro le orecchie, non davanti, comunque cercate di allungare il più possibile verso l'alto. Chiudere il piede posteriore, sinistro 60 gradi, aprire il piede destro 90, stirate le gambe, ruotate tutto il bacino, per cui il sinistro in avanti, la cresta dei piedi destra indietro, giù sacro, su l'osso pubico, espirate, inspirate ancora una volta in postura, inspirare, espirare giù, Virabhadrasana 1, sulle braccia, stirate bene la gamba posteriore, stirate bene il ginocchio della gamba posteriore, giù la coscia anteriore, giù, 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 il ginocchio indietro, espirate e inspirando venite su. Uttanasana Padasana. Allargate le braccia, fate un bel Uttanasana Padasana che vi aiuta a rigenerarvi dopo il Virabhadrasana 1. Per cui stirate dal tallone al fianco, allargate le braccia, saltate e chiudere, Tadasana. E prendiamo fiato in Tadasana. Per cui vi mettete in Tadasana, piedi uniti, alluci uniti. E andiamo in Tadasana, 3, 4, 5, 6 respiri, in modo che il respiro ritorni a una modalità normale, diciamo, no? Istintiva. Non affannata dalle posizioni. Bene. L'ultimo tira 1, a sinistra. Uttanasana Padasana. Urvastasana. Ruotare il piede sinistro 90, il piede destro 60, inspirare, espirare, piede giù. Rilassate bene la parte anteriore della coscia destra in questo caso, non contraetela, rilasciate la natica, rilassate giù le natiche, su l'osso pubblico, più rilassate le natiche, più la schiena si può estendere, espirate e inspirando venite su. Uttanasana Padasana, Tadasana. Bene, prendete una sedia. Allora, mettete una sedia e appoggiatela in modo che non si muova più con lo schienale verso di voi. Faccio vedere qua da questo lato, si riesce a vedere. Sì. Allora, facciamo la preparazione per Virabhadrasana 3, è l'ultimo Virabhadrasana che vediamo oggi. Partiamo con i piedi uniti, gli alluci uniti di Tadasana per Ardha Uttanasana. Stirate le gambe, ruotate il bacino e andate a mettere le mani sullo schienale di fronte a voi, in modo da avere le gambe perpendicolari al pavimento, il bacino parallelo al pavimento e la schiena parallela al pavimento. Da qua fate un passo indietro col piede sinistro, portate il peso sul piede sinistro, espirate. Spingete bene, ricordatevi le posizioni che abbiamo visto in equilibrio l'altra volta, spingete bene l'interno del piede d'appoggio, in modo che l'allungamento arrivi fino alla testa del femore, no? Ricordate quanto è fatto la posizione a terra prima. Da qua stirate bene la coscia all'interno, per cui ruotate verso l'interno, stirate il ginocchio e allungate la gamba di sinistra indietro,
Body allungato in avanti col busto, il piede sinistro allungato indietro, soprattutto il taglio interno del piede sinistro. Rimanete sul taglio interno del piede destro, la gamba d'appoggio, mentre allungate la gamba sinistra indietro. Poi venite giù, li mettete sull'altro lato, portate il piede indietro di qualche grado e poi lentamente, ruotando la coscia sul centro, allungate la gamba in modo che sia parallela al pavimento. Ok? Poi mani sui fianchi e tornate su. Via. Ecco, i piedi uniti all'uciniti di Tadasana. Un po' più indietro, stirate. Stirate le gambe giù sacro sull'osso pubblico, la parte alta delle cosce indietro. Giù sacro sull'osso pubblico, giù le spalle. Espirando, ruotate il bacino. Bene, il bacino parallelo al pavimento, allungate le braccia in avanti, prendete i due lati della sedia, rimanete un attimo in questa posizione qua, mantenete le cosce anteriori indietro, ok? Questa parte qua, dove prendo io qua, adesso succede con la cintura, deve essere bene indietro. La cintura, guardate bene ancora la dimostrazione, quando c'è il coso, qua deve andare bene indietro. Adesso andate sulla punta del piede sinistro, con la gamba tesa, indietro, di qualche grado, di qualche centimetro ancora. Spingete bene il taglio interno del piede destro, tirate sulla rotola la gamba destra, mantenete il fianco destro su, il fianco sinistro giù e sollevate lentamente, ruotando verso il centro, tutta la coscia di destra. Andate, allungate, 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 allungate. Allungate, stirate bene il ginocchio, espirate, respirate ancora una volta in posizione. E espirando appoggiate il piede, appoggiate e venite giù. Appoggiate in quei due tempi. Bene, sollevate adesso la gamba, il piede di sinistra indietro. Mantenete il peso sul taglio interno del piede destro. Inspirando sollevate la coscia di sinistra. Ruotate la coscia a sinistra dall'interno verso l'esterno e estendete bene il piede. Il piede a martello. Guardate la sedia. Respirate ancora una volta. E espirando venite giù. Mani sui fianchi, ruotate le spalle indietro e inspirate, venire su. Bene, così abbiamo visto tutti i Virabhadrasana. Abbiamo cominciato dal 2, oggi invece che dall'1. Abbiamo fatto più volte l'1 e adesso il 3. Questo non è il 3 finale, come ho detto, della serie, però cominciamo da questa parte qua per poi fare quella finale nelle prossime puntate. Bene, adesso andiamo a fare qualche posizione in avanti per allungarci, distenderci e poi andiamo a terra. Per cui vediamo ad Adho Mukha, il canto sta in giù, usiamo la parete per i piedi e un supporto per la testa, che può essere un mattone o il bolster. Perché usiamo un supporto per i piedi per la prima serie? Perché comunque abbiamo lavorato tanto nelle posizioni precedenti, per cui abbiamo bisogno dell'azione dei piedi e delle gambe, ma tenere giù il tallone non è facile nella prima serie. Poi nella seconda, quando siamo più caldi, tra virgolette, nelle posizioni avanti, possiamo usare anche il tallone a terra. Per cui venite giù, mettete in centro il tappetino con il mattone in mezzo ai piedi, ruotate il bacino, mettete le mani a terra davanti alle spalle, se non riuscite a toccare a terra con le mani piegate le ginocchia, va bene lo stesso, e poi passate un piede alla volta, un giorno al destro, e lo mettete con il tallone sopra la batiscopa. Ok? Adesso piegate leggermente le ginocchia, poi dai piedi, dai talloni, stirate nuovamente le ginocchia, spingete il dietro del tallone alla parete, spingete indietro le ginocchia posteriori verso la parete, il dietro delle cosce verso la parete, sollevate il bacino, spingete con tutte le dita delle mani, allungate le braccia, aprite bene le ascelle e appoggiate la parte alta della testa sul mattone. Il torace è verso le cosce e qua respirate regolarmente dal naso. Vedi la testa ancora più giù. Cosa la testa per la parte più alta? Come si asciuga? Spingete di più coi piedi, se non le mani scivolano. Bene, riportate un piede alla volta in avanti, Ardha Uttanasana, mani sui fianchi,
espirate e inspirando venite su. Adesso lo rifacciamo mettendo il piede un centimetro più avanti in modo che il tallone scenda giù. Via. Piedi larghi quanto il bacino, stirate le ginocchia, spalle indietro, inspirare, espirare, vuotare il bacino. Mani a terra, portate una volta un piede indietro, poggiate tutto il tallone giù, spingete indietro il tallone alla parete, stirate così bene le ginocchia, indietro, portate il torace verso le cosce e portate la sommità del capo sopra il mattone. Tira più le ginocchia, resta lo vedi. Lunghe inspirazioni, lunghe espirazioni. Dunque, Svanasana, tenetela anche un po', perché è una posizione che aiuta a togliere tanto la stanchezza della schiena, delle gambe. Come avete visto dalla sequenza di Pune, è una delle posizioni che vengono usate per migliorare il sistema immunitario. Bene, riportate adesso i piedi in avanti, Ardha Uttanasana, rimanete in Ardha Uttanasana, stirate bene le gambe, portate le mani vicino ai piedi, inspirate, allargate i gomiti, portate giù il torace verso le cosce, la testa verso le ginocchia per Uttanasana completo. Allargate i gomiti. La testa. Spingi bene l'estremità pallone. Di più, di più. Immagina di non avere l'unità di piedi. Immagina di non avere l'unità di piedi. Premete bene il bordo esterno dei talloni, dovete spingere bene il bordo esterno dei talloni fino alle teste di femore, fino a su. Mantenete le cosce su, le rotole, le cosce attive, giù gli alluci, allungatele in avanti, allargate bene i gomiti, inspirate ed espirate ancora una volta in postura, ritornate in Ardha Uttanasana, mani sui fianchi, ruotare le spalle indietro e inspirare, venire su. Bene. Adesso andiamo a terra. Facciamo una posizione usando la parete, come abbiamo visto prima, con le gambe distese. Vi mettete sdraiati in posizione supina, su un fianco, poi ruotate sul bacino, vi mettete con le gambe distese, di ulva presalita, le gambe di ulva presalita. Dopo vi chiederò di divaricare le gambe completamente, come quando facciamo all'inizio della preparazione. Poi continuate a spingere il dietro delle cosce alla parete, il dietro delle ginocchia alla parete e il taglio interno in piedi che si allunghi in avanti. Piano piano le gambe scenderanno di più, però non piegate le ginocchia. Più che aprire le ginocchia, le gambe, pensate a spingere dietro le ginocchia alla parete. Prima di scendere completamente spingete il dietro le ginocchia, appoggiando i talloni, qua sono appoggiati alla parete, un pavimento, spingete il dietro le ginocchia alla parete e allungate dall'inguine all'alluce, mantenete questa apertura qua, ma con i piedi che non devono cadere verso il pavimento, devono rimanere perpendicolari alla parete. Qui togliamo un po' di tensione agli inguini frontali. E qua lasciate che la schiena posteriormente rimanga appoggiata. Mm.
Bene, mettete le mani all'esterno delle cosce e lentamente espirando accompagnate con le mani le cosce, tenete le gambe un attimo unite, Yuva Parsarita con le gambe, e poi piegate il ginocchio e ruotate sul fianco destro. Ora munitevi di una coperta solo, basta, chiaramente chi ha più rigidità ne prende due. E tenetevi a portata di mani mattoni, facciamo Baddha Konasana alla prete, per cui vi sedete in Dandasana contro la prete, piegate il ginocchio dalla gamba destra, portate il piede verso il perineo, il piede sinistro e mettete i piedi uniti, le piante dei piedi unite. Fate aderire bene tutto il dietro della schiena alla parete, prendete i piedi e spingendo i piedi portate verso il basso le ginocchia, in giù, allargate verso l'esterno fino a farle scendere verso il pavimento. Se non toccano, mettete dei supporti all'esterno in modo che abbiano un appoggio. Non chiudetevi con le spalle, spalle indietro, l'addome in dentro, tutta la parte posteriore della schiena a terra, alla parete, la testa indietro. Se i piedi non arrivano a toccarsi facilmente fra di loro, potete mettere un piede, un mattone fra i piedi, in questa posizione qua. Allora è più facile spingere un mattone se i piedi non sono a contatto, perché dipende da quanto gli inguini sono liberi. Per cui la spinta costante di tutte le cinque dita dei piedi, del taglio interno dei piedi, che allunga dagli inguini e da sempre gli inguini verso l'interno ginocchia, verso l'esterno, come se la coscia un po' ruotasse in fuori, no? L'intera la coscia salisse e l'esterno scendesse. Questa è un'ottima posizione, possono fare ovviamente anche le donne con le mestruazioni, perché aiuta a liberare gli inguini frontali e le tensioni addominali. Mettete le mani all'esterno delle cosce, chiudete le ginocchia. Adesso la posizione abbiamo visto all'inizio, vi ricordate l'invocazione, Svastikasana, piegate il ginocchio, portate il piede sotto la coscia destra e sull'altro lato. Vedete se qualcosa è cambiato in questa posizione che avete ben conosciuto da quando ci siamo collegati per Svastikasana. Spostate la carne degli ischi, Parvatasana e Svastikasana, intrecciate le mani, puntate i pollici, espirando ruotate le mani a terra e inspirando sollevate le braccia, stirate bene le braccia all'interno, estendo le braccia, giù le spalle, giù gli inguini frontali, non tirate sulle ginocchia. E espirare, abbassare le braccia, cambiare l'intreccio delle dita, espirare, inspirare su. Espirare, abbassate le braccia, mani vicino ai fianchi, allungate le gambe e cambiate l'incrocio delle gambe. Per cui adesso il piede sinistro sotto la coscia destra e il piede destro sotto la coscia sinistra. Gli incroci non sono sempre ben disposti nel corpo, a volte si trovano delle differenze, però bisogna chiaramente dare la possibilità a tutte e due le gambe di incrociarsi diversamente. Intrecciate le mani e ruotate i palmi. Inspirare, Parvatavana Svastikasana, col cambio dell'incrocio delle gambe. Parvata vuol dire verso l'alto, verso la montagna. Svastikasana è la posizione della posizione di quel simbolo indiano che è svastica. Espirate, respirate ancora una volta in postura. Stirate bene i gomiti e espirate, abbassate le braccia. Cambiate l'ultima volta l'incrocio delle dita, ruotate il panno al pavimento. E inspirando allungate le braccia in su. Quando allungate le braccia in su, mantenete le braccia estese, non contraete l'interno delle cosce, lasciate che le cosce scendano
Mantenete le braccia distese dietro le orecchie. Sollevate la punta dello sterno, giù il sacro, e espirando venite giù. Bene, rimaniamo a terra, facciamo altre posizioni sedute. Virasana, per cui vista frontale, piegate il ginocchio della gamba destra, della gamba sinistra. Per chi ha problemi alle ginocchia, come ci vedremo in altre puntate, prendete un supporto, un mattone, lo mettete sotto il sacro, sotto gli ischi, anzi, in modo da avere un po' di supporto di messo. Questo è Virasana, ricordate di spostare anche i polpacci verso l'esterno. Posizione dell'eroe, è una posizione meditativa, per cui di rilassamento, perché permette di tenere la schiena dritta senza una grande fatica per la schiena, appunto. Le mani sulle ginocchia, spingete con le mani sulle ginocchia e allungate le braccia in modo da far salire l'intero il braccio verso l'esterno, l'esterno il braccio giù. Mantenete la nuca allineata con il sacro. Bene, anche in questa posizione facciamo Parvata per preparare Gomukhasana. Intrecciate le mani, punta del pollice a contatto, ruotate il palmo al pavimento espirando e inspirando portate sulle braccia. Parvatasana e Indirasana. Spingete giù gli ischi, manteneteli giù perlomeno, sollevate l'osso pubblico e mantenete le braccia estese il più possibile. Respirate, resistete ancora un paio di respiri. E espirando, venite giù, Virasana, sentite il vostro respiro che si calma in Virasana. Cambiare l'intreccio delle dita, espirare, ruotare il palmo al pavimento, inspirare, Parvatasana in Virasana. Virasana. Adesso facciamo Gomukhasana in Virasana senza mettere le gambe di Gomukhasana finale. Vedete la posizione laterale con Eva con la mia frontale. Allora allungate lateralmente il braccio destro, inspirate, espirando piegate il gomito, allargate e portate il braccio indietro, piegate il gomito, portate la mano in mezzo alle scapole. Inspirare e allungare il braccio sinistro di Urvastasana, espirare e piegare il gomito senza muovere il braccio, piegate il gomito, fate scendere l'avambraccio e la mano, prendete le mani in mezzo alle scapole. Se non riuscite a prendere fra di loro le mani, prendete una cintura che mettete sulla spalla sinistra, prendete la cintura, cioè dietro, perché fosse ancora in preparazione, in cui porto il braccio dietro, vado a prendere la mano, la cintura, allungo il braccio sinistro, piego il gomito e prendo i due capi della cintura con le mani. Bene, espirate, inspirate ancora una volta in postura, inspirare e allungare il braccio sinistro, abbassare il braccio, Virasana, sull'altro lato, inspirare, e espirare il braccio sinistro dietro, Urvastasana, Virasana, Gomukhasana in Virasana, a sinistra. Potreste sentire le differenze fra un lato e l'altro della posizione, fra una spalla, magari una è più rigida, una più flessibile, è normale, non vi preoccupate, con la pratica queste differenze piano piano diminuiscono fino a scomparire. Poi potrebbero tornare, ci sono periodi in cui magari adoperate troppo una parte del corpo, in cui si può tendere di più, no? Ancora una volta, Virasana, vi fate Parvatasana, scendiamo bene le spalle, tre respiri. Giù, Gomukhasana, posizione della mucca vista davanti, il viso mucca vista davanti, in Virasana,
Virasana. Adesso facciamo Adho Mukha Virasana, posizione detto, spesso si inizia da questa posizione, cioè dalla posizione lateralmente, che è più significativa, e frontalmente comunque. Divaricate le ginocchia, della larghezza delle vostre spalle, mantenete bene tutte le dita dei piedi ben aperte, con le mani spostate proprio le dita dei piedi, allargate, no, questo ombro qua, divaricate bene tutte le dita, e tenete bene estese in modo che tutto il dorso del piede sia ben aderente al pavimento. Tenete a portata di mano un mattone davanti a voi. Camminate in avanti con le mani, mantenendo gli ischi sui talloni. Appoggiate le mani a terra alla stessa altezza, perché non c'è essere una mano più avanti dell'altra. Spingete con le mani per sentire questo allungamento dei due lati del torace e appoggiate poi la fronte sul mattone. Adho Mukha Virasana è la prima posizione che vediamo da in avanti da seduti, non abbiamo visto in piedi Adho Mukha e Uttanasana. Su, piegate le gambe una volta, Dandasana, posizione del bastone, spostate la canna degli ischi lateralmente e posteriormente, guardate, allungate dagli inguini agli alluci, appoggiando i talloni fate scendere dietro le ginocchia a terra, mettete le mani vicino ai fianchi, Urvasta Dandasana, tirate sulle braccia, mantenete giù dietro le cosce, le braccia stirate, la schiena estesa. E espirando abbassate le braccia. Bene, prendetevi una coperta. E piegate in questo modo. Inclinate leggermente verso destra la coperta, prendete una cintura e anche un'altra coperta, basta, due coperte. In questa posizione da seduti in avanti, diciamo Sirsasana, vi mettete sul lato destro del tappetino, in Dandasana. La cintura, Vatunasula, la aprite completamente. Se avete l'asola, tenete la cintura, va bene questa larghezza qua. Allora, è una posizione da Dandasana, per cui prima si fa Dandasana, mettiamo la mano all'interno del ginocchio sinistro, prendiamo il ginocchio sinistro e portiamo il ginocchio verso di noi, ok? Anche in alto, va bene lo stesso. Poi con la mano destra prendete il piede, mettete la pianta del piede all'interno della coscia destra. Poi fate scendere il ginocchio giù, a terra. Il ginocchio deve scendere, non deve rimanere su, eh. Se rimane su, prendete una coperta e, o la coperta stessa che avevate, la ripiegate ancora una volta, in questo modo, in modo da avere una base d'appoggio un po' più alta. Vedete che come mi alzo il ginocchio scende, perché il bacino è più alto, però se non ho questo problema la tengo comunque più bassa. La gamba continua a fare Dandasana, per cui appoggiate il tallone sinistro, il dietro del destro, scusate, il dietro ginocchio destra a terra, e allungate qua dall'inguine all'alluce la gamba destra. Il piede contro il ginocchio, all'interno della coscia destra, vi aiuta a mantenere l'esterno del ginocchio sinistro a terra. Ora prendete la cintura, la mettete davanti al piede e incrociatela. E di nuovo, Urvastasana, in Janusirsasana, tirate su bene il torace, inspirate, espirate, andate in avanti, stirate la gamba interna, stirate la mente, stirate le braccia e inspirando dite su. Bene, ci scaldiamo un attimo. Ora prendete la coperta, la mettete sulla coscia di destra, in modo da poi appoggiare un addome sopra. Ok? In modo che sia comodo, eh?
Inspirate, Urbastasana, allungate la gamba destra, l'esterno ginocchio sinistro giù, e espirate, andatevi in avanti, mantenete le braccia su, andate in avanti con il busto, prendete la cintura, tirate verso l'esterno i gomiti e appoggiate l'addome sulla coperta. Appoggiate l'addome sulla coperta e andate in avanti con la testa verso il piede. L'esterno ginocchio giù, andate in avanti, mantenete la spinta del tallone destro che tiene dietro il ginocchio destro a terra. Espirate ed espirate ancora una volta in postura. Rilassate tutto l'addome verso la schiena dietro. Se rilassate l'addome verso la schiena appoggiandolo sulla coperta, la schiena trova un modo per rilassarsi perché c'è il supporto della coperta. Riallungate le braccia in avanti, inspirate e inspirate. Abbassate le braccia sull'altro lato. Se vedete che una coperta non riuscite a arrivarvi, mettete due coperte. Adesso ovviamente non essendoci una presenza nella lezione da parte degli allievi, per me è difficile correggere, vi do dei suggerimenti. Stirate le gambe, vi mettete sul lato sinistro del tappetino, Dandasana, mettete la mano all'interno del ginocchio della gamba destra e piegate il ginocchio della gamba destra. Mettete la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. Prima serie, ricordatevi di mettere la cintura. Urbastasana, stirate le braccia di Urbastasana e su le braccia non dietro, davanti, le orecchie, ma dietro. E espirate, andate in avanti, ma mantenete la spinta del dietro del ginocchio destro sinistro giù mentre andate in avanti. Prima fase solo di allungamento in avanti, non chiudete la schiena, estendetela come se stesse a fare un arco, e inspirando venite su, passate le braccia, prendete fiato. Importante, quando fate questa azione qua, che andate in avanti, la cresta iliaca non deve andare in avanti, deve rimanere indietro, è il contrario, sembrerebbe che è così, invece no. Questo spinge, il tallone spinge, dietro il ginocchio sinistro spinge, il fianco sinistro è dritto, non deve andare in avanti. Voi andate in avanti perché vi allungate con il busto, questo non si deve muovere. Adesso prendete la coperta, la mettete sulla la coscia di sinistra. Vedete che l'addome è un po' orientato verso la coscia destra, per cui quando partite, spingendo l'esterno ginocchio destro, ruotate l'addome verso la coscia anteriore, in modo che l'ombelico guardi il ginocchio anteriore, quello di sinistra. Inspirate, Urbastasana, e espirate, andate in avanti. E prendete i due lati del piede con la cintura, tirate la cintura verso di voi. Se voi tirate il piede, un po' come quando facevate il Sutta Palangustasana, state tirando il piede verso la testa del femore, così vi tiene il fianco sinistro indietro, sentite, no? Allungate l'alluce e allargate i gomiti, appoggiate l'addome, l'ombelico verso il ginocchio della gamba sinistra, appoggiate l'addome e andate in avanti con la testa. Non abbassatela per adesso. Appoggiate bene l'addome sulla coperta in modo da rilassare la parte bassa della schiena. Lasciate proprio appoggiare l'addome. E espirate. E inspirando venite su. Abbassate le braccia. Bene. E allungate le gambe. Adesso facciamo un'ultima posizione per oggi, rovesciata, perché non abbiamo fatto niente di rovesciato, in modo da riavere comunque molta energia in questa posizione. Per chi chiaramente ha problemi di pratica, che all'inizio sconsiglio di fare Sarvangasana adesso, vi pare Takarani, per cui ricordatevi, Boster, questo lo possono fare tutti, chi avesse un'espressione non fa nessuno dei due, fa direttamente Shavasana. Per cui il Boster contro la parete, per i Paripakarani, per chi non fa Sarvangasana, una coperta, poi vi mettete con le mani per la delle spalle, la testa in mezzo alle mani, camminate e portate una gamba alla volta sulla parete, scendete giù e lo mettete così appoggiato, un po' come in un Parasarita 3, le gambe largo con le spalle, i piedi ben aperti dietro i piedi, le braccia a terra con le mani sull'addome.
Per chi invece fa Sarvangasana normale, adesso vediamo una dimostrazione, prendete i vostri supporti, per cui almeno quattro coperte, quindi una sotto. Una sotto. Prendete una sedia e una cintura. E una cintura. Qui mettete la cintura dalla larghezza delle spalle, la posizionate alla mano destra, tenetela alla mano destra e poi vi sdraiate in modo da avere tutto il torace appoggiato ai supporti, alle coperte e le spalle sul bordo della coperta. Tenete le ginocchia piegate per adesso. Adesso mettete la cintura, tenetela alla mano destra. Sollevate il bacino e le gambe piegate e portate le gambe indietro fino a toccare la sedia. Ardha Lasana, no? Adesso dobbiamo allungare la schiena, perché la schiena poi è già allungata, non è completamente dritta. Allora, spingete, mettete la mano, la cintura al polso sinistro, spingete i polsi a terra e i gomiti a terra, vedete che la schiena comincerà a drizzarsi. Ora mettete la cintura e i gomiti e spingete sempre i gomiti a terra, le spalle a terra, i polsi a terra. Adesso intrecciate le dita delle mani, ruotate i palmi in fuori in modo da ruotare bene le spalle, così. Ora mettete le mani, le dita intrecciate sulla schiena, nella zona dei reni, diciamo, no? Spingete bene sempre le spalle, spingete perché siete appeso lì, ma spingete bene i gomiti giù come facessero questo da sostensore, da sostegno alla schiena. Adesso tenete le gambe dritte e tirate su una gamba alla volta, cominciate con la gamba destra, ruotatela verso il centro e Kapada Sarvangasana a destra. Tre respiri in posizione. Stira le ginocchia. Mantenete tutte e due le ginocchia dritte. Espirando, venite giù. E Kapada Sarvangasana a sinistra. Su, bene. Continuate a spingere con i gomiti a terra. Mantenete la lunghezza fra la base del collo e l'occipite. Per cui non resistete con la testa, allungatela, venite giù. Adesso tutte e due le gambe su, cominciando una alla volta, Sarvangasana. In Sarvangasana mantenete la spinta dei gomiti, allungate sempre dal linguine all'alluce l'interno della gamba, stirate bene le ginocchia e mantenete le cosce all'altezza, diciamo, fra le spalle e i gomiti, non andate sugli occhi, un po' più indietro. Respirate regolarmente, non trattenete il fiato ovviamente, questa è un'ottima posizione per il sistema immunitario, è un'ottima posizione anche per se avete problemi alla parte respiratoria, perché migliora la ventilazione, si libera le tensioni dalle vie aeree anche.
trovate in queste posizioni di non muovere mai la testa, di non ruotarla. Bene, adesso lentamente scendete con la gamba destra fino a portarlo sulla sedia, poi la gamba sinistra all'asana, Ardhalasana. Mantenete l'appoggio sulla punta dei piedi, gomiti giù, le ginocchia stiratissime. Adesso togliete la cintura portate le gambe ai lati della sedia a terra qualcuno all'asana con le gambe più aperte e divaricate le gambe sul tacconasana mettete le mani all'esterno dei piedi prendete le caviglie inspirate, respirate ancora adesso avvicinate i piedi di Alasana mantenete i piedi indietro attivi, le gambe attive, le braccia dietro vicino ai piedi questa è Alasana completo con le braccia indietro adesso riportate le braccia in avanti spingete bene i gomiti e le spalle a terra, spingete bene i gomiti, le spalle e i polsi a terra, sollevate la parte anteriore delle cosce voltando al viso, piegate le ginocchia, mettete le mani sulla schiena e lentamente ritornate indietro, accompagnate la schiena con le mani. Bene. Prepariamo Shavasana, oggi facciamo Shavasana 1 con il booster, come quando si prepara il pranayama, che tra l'altro potrete praticare domani mattina alle 9:30 con la lezione settimanale del sabato di Emanuela. Per cui prendete tutti, anche chi ha già fatto il Paritakarani. Il poster lo mettete su un lato del tappetino, poi una coperta ripiegata in questa modalità. Davanti, in modo da appoggiare sopra il bacino, un'altra coperta da mettere sotto la testa, alla base delle spalle, alla base del corpo, anzi. Allora, partite seduti sulla coperta, ovviamente, vi appoggiate sui i gomiti, poi spostate la canna delle natiche in avanti, mantenete i talloni uniti e mettete il booster sotto le costole volanti, indietro, rilassate i piedi, le gambe, appoggiate il torace sul booster, controllate che il torace sia appoggiato sul booster e il booster sia proprio in mezzo, non su un lato o l'altro, e la coperta alla base del collo. Le braccia ruotate i gomiti interni, i palmi delle mani verso l'alto e separateli circa a 30 gradi. Mantenete il mento verso lo sterno, ma se avete la coperta, più sicuramente questo avviene, e adesso abbandonate tutto il corpo a terra sul booster, completamente abbandonato, fatto diventare pesante come il piombo, ma leggero come una piuma nella mente, come, e alzando proprio il viso, perché rilassate tutti i contorni degli occhi, rilassate le guance dai zigomi, verso le orecchie, rilassate la pelle, per cui dai zigomi alle orecchie, rilassate la fronte, allentando le tensioni tra il cuore capelluto e la radice del naso, rilassate la bocca, allentando il contatto delle labbra, e rilassate l'arcata
dentale inferiore e superiore, crea lo spazio tra ogni dente, salite la saliva nella bocca, ingoiatela, salite invece secchezza, inumiditela e rilassate la lingua nel palato inferiore. Ora portate l'attenzione al respiro, al labbro superiore, le narici del naso, e osservate il vostro respiro, rimanete con la mente focalizzata sul respiro. Shavasana, una posizione respirativa, qui consiglio di fare almeno 5, anche 10, 15 minuti quando potete. Senza fretta, cominciate a muovere gli arti inferiori e superiori delle dita, dei piedi, delle dita delle mani, e raccogliendo le gambe ruotate sul lato destro del corpo, braccio destro sotto l'orecchio destro e la mano sinistra sotto sul tappetino, poi guardando il tappetino mentre proprio seduti in svasticata, no? Come avete fatto all'inizio, con una coperta, ricordate chi oggi usava due, ho detto consigliare di usare una, chi ne usava una niente, però all'inizio magari era un po' diversa la sensazione. Vedete adesso con le coperte che avete usato all'inizio, come la posizione svasticata, no? Portate le mani giunte, come fate l'altra volta, portate l'attenzione al vostro respiro. Sono tre respiri profondi, tre respiri naturali, istintivi.